Ok, proviamo a fare l'installazione di LSLForge su una macchina virtuale Windows 8, 64 bit, e vediamo tutte le difficoltà. Ho preso Firefox, che è un pochino più elegante di Internet Explorer. Dobbiamo innanzitutto installare il Java JDK. Java JDK lo cerchiamo e fondamentalmente installiamo il Development Kit, quindi Standard Edition Development Kit 8, e lo troviamo fondamentalmente qua. Qui dobbiamo ricordarci di accettare la licenza di Oracle e poi scarichiamo la versione per 64 bit. Questo sono 196 MB, quindi cominciamo a scaricarli. È abbastanza rapida sulla mia rete. Comunque, intanto che scarica quello, andiamo a scaricare l'altro pezzo grosso, che è Eclipse. Quindi Eclipse download. Eclipse download, che aspettiamo che arrivi, perché abbiamo una sola CPU, quindi ci impiega. Dobbiamo fare per forza le cose una per volta. Quindi aspettiamo che abbia scaricato il JDK, tanto abbiamo visto che è abbastanza rapido. In questo momento è la versione 8.121. Quando finirà di scaricare questi 196 MB, proseguiamo senz'altro l'installazione. Quindi l'installazione significa cliccare, dirgli ok, lui ci impiega un attimo. Ho detto ok, quindi dovrebbe arrivare fra un attimo con l'installazione di Java. Gli diciamo di sì, quindi ci dice ok di andare avanti, di scaricare tutto nel posto che preferiamo. Se non ci piace sul disco C, lo mettiamo con change su un altro disco e lo lasciamo andare. Questa qui è l'installazione del JDK. Quindi JDK, tra l'altro, questa prima fase può servire anche per l'installazione di Minecraft. Ok, quindi validating install. Ok, sta facendo il suo giro, quindi prima deve installare tutti i pezzi del JDK e poi a un certo punto chiederà anche di installare il runtime di Java. Quindi dovrebbe comparire una seconda finestrella dove chiede di installare il JR, vedete JR 180. Anche qui possiamo installare il JRE da un'altra parte, ma se no gli diciamo va bene, quindi lui fa questa. Ecco, questo pezzo è quello che normalmente installate anche in altre situazioni, ma per Eclipse è importante avere anche il JDK, ecco perché ve l'ho fatto scaricare. Il JDK include il JRE. JRE vuol dire runtime, quindi è quel pezzo di Java che permette di far funzionare tutta una serie di programmi, fra cui Eclipse, Minecraft, insomma, tutte queste cose qua interessanti. Comunque siamo quasi alla fine di questo pezzo. Ok, quindi lui dice se vogliamo fare le altre cose, ci rimanda la pagina, ma noi siamo tendenzialmente soddisfatti così. Se è andato tutto bene, tra l'altro, noi dovremmo essere in grado di fare un premuto Windows R per lanciare CMD, e sulla linea CMD vediamo un po' Java, ecco Java, anzi Java meno version,
ci dice che abbiamo il runtime di Java, mentre invece Java C meno version ti dice il JDK. Adesso vediamo. Comunque il Java meno version, questo qui è la parte più importante. E il primo pezzo è fatto. Adesso poi farò un altro video per Eclipse. Ok, quindi una volta installato il Java, passiamo senz'altro a installare Eclipse. Quindi Eclipse è un altro bestione. Quindi se noi cerchiamo Eclipse Downloads, la versione attuale di Eclipse in questo momento, febbraio 2017, si chiama Neon, però la trovate come prima proposta. Quindi download, abbiamo visto prima che mi ho scaricato un bel po' di cose, qui installiamo quest'altro pezzettino. Ok, 45 MB, in realtà poi ne scaricherà qualcosina in più, quindi aspettiamo che ci abbia scaricato l'installer di Eclipse e andiamo, lo eseguiamo. Run. Ok, abbiamo questo Eclipse installer. Probabilmente adesso ci chiederà quale versione puoi installare di Eclipse. Tra un momento. Ok, allora prendiamo Eclipse IDE for Java Developers, che è la prima proposta, e facciamo install. Così facendo ci chiede di accettare un contratto con Eclipse. Eclipse è un progetto open source, ma è gestito fondamentalmente da IBM. E qui adesso ci impiegherà il suo tempo. Minuti, lanciamo il nostro, possiamo lanciarlo da qua, ma in realtà dovrebbe aver lasciato un gli ho detto di fare la start menu enter create desktop shortcut, ma non l'ha fatto, quindi magari lo farà adesso facendo il launch. Ecco. Quindi abbiamo il nostro Eclipse che viene lanciato, ricordiamoci di fare il pin di Eclipse perché ci servirà. E al termine di questo lancio ci comparirà, se Dio vuole, il nostro Eclipse funzionante. Adesso qui credo che sia anche un pochino lento perché la macchina virtuale c'ha soltanto una CPU, quindi sta emulando un computer abbastanza vecchio. Su un computer recente questa operazione è molto rapida in realtà. Ok, la prima cosa che ci chiede è di selezionare un workspace di lavoro e noi prendiamo quello di default che è fatto da CUsers. Poi il nome del nostro utente è Workspace, teniamocelo buono, quindi facciamo conferma e a questo punto c'è il tempo effettivo di partenza normale. Dovrebbe comparire una barretta qua che si evolve, ok.
Perfetto, allora a questo punto abbiamo il nostro, clicchiamo su Workbench e qui abbiamo il nostro programma di Eclipse, a cui magari gli chiudiamo questo che non usiamo. Ok, quindi teniamo solo queste finestre qua. Quindi questo è un po' il tempo di installazione. Lui adesso fa un attimo ancora di check, però molte di queste lentezze dovrebbero avvenire solo la prima volta. Infatti, se noi lo chiudiamo, ok, poi questo qui in realtà facciamo un pin perché ci basta questo. Ora, se noi lo rilanciamo dalla seconda volta in poi, l'Eclipse dovrebbe partire un pochino più veloce. Vedete che è sparita questa videata. Possiamo anche dirgli di partire subito con questo workspace. Diciamo di partire. Eclipse, qui vi ricordate che avevo detto che deve comparire la linea di progresso, questa, e qui abbiamo il nostro. E questo lo toglierò anche. Ok, terza registrazione, abbiamo installato il nostro Eclipse. Ora su Eclipse dobbiamo installare LSLForge. LSLForge lo cerchiamo anche lui. LSLForge. Ok, prendiamo la versione che troviamo su Ray Silent LSLForge su GitHub. Quindi cliccando qua abbiamo tutto questo discorso, nel senso che qui ci dice come funziona, eccetera, ma fondamentalmente ci dice che funziona su Eclipse Neon. E che per installarlo ci dà le istruzioni, quindi bisogna cliccare su Help, Install New Software, Add e poi bisogna dare questa. Quindi facciamo copia, andiamo su Eclipse, ricordate Help, Install e Add, quindi facciamo Help, Install New Software e poi qui facciamo Add. E qui gli mettiamo l'indirizzo, incolla e qua gli mettiamo LSLForge. Facendo così ci dovrebbe far vedere dopo un pochetto, in realtà sta lavorando, si vede qua poco. Comunque sta lavorando e ecco ci dice che c'è questo LSLForge e noi ci prendiamo la versione di LSLForge con la parte relativa a Win32. Ok, facciamo next, lui si fa tutti i calcoli. Ok, quindi abbiamo i nostri oggettini, accettiamo la licenza e continuiamo con Finish. Quindi lui ci installa il nostro LSLForge. Ok.
Prima ci ha detto che stiamo installando software non firmato, ma in questo caso va bene. Quindi lui finisce l'installazione del plugin e ci dice che bisogna far ripartire Eclipse. Noi lo facciamo. E quindi lui a questo punto fa di nuovo tutto il giro di prima. Quindi spegne Eclipse. E lo rilancia. Ah, ok. Togliamo questa finestra qua. E andiamo in Workbench. Ecco, se per caso quando poi arriverà. Ok, tutto è andato a buon fine. Vedremo due cose, innanzitutto che sulle preferences di Windows avremo LSL Forge qui. E la seconda che noi possiamo costruire un progetto new e fra le possibilità, andando su Other, vedremo che c'è anche LSL Forge Project. Gli diamo un nome, First LSL finish. E a questo punto abbiamo il nostro primo progetto LSL. Prossimo video faremo vedere un primo progetto. Ok, allora nuovo video. Abbiamo appena installato LSL Forge. Vediamo cosa ci possiamo fare. Quindi il primo progetto LSL, la primissima cosa è di chiedergli di fare un nuovo, nuovo che cosa? Other. Cerchiamo LSL Forge e qui vediamo che c'è la cosa più semplice, uno script, che è quello che ci interessa. Quindi facciamo uno script fatto così. Allora, come lo chiamiamo questo script? Qui ci dice dove vogliamo crearlo. Lo chiamiamo script finish. Lui ci ha creato un primo Hello Scripter. Questa cosa è interessante e vedete che fondamentalmente lui ha. Proviamo a chiuderlo un secondo. Ok, vedete che ha generato fondamentalmente due script, uno che si chiama LSLP, che è questo default, e poi uno script LSL, che come vedete è praticamente identico quando in questi casi molto semplici. Però ecco qui il vantaggio è che possiamo scrivere delle funzioni tipo LL. Control spazio e vedete che ci fa vedere tutti i valori, quindi se vogliamo fare un LL6 0 e poi gli mettiamo Pippo e questo qui fondamentalmente ci fa ci controlla che sia tutto giusto. Quindi se per caso noi abbiamo per esempio dimenticato un delle virgolette, vedete che già anche senza salvare ci compare l'indicazione di errore, abbiamo dimenticato una virgoletta, punto e virgola, abbiamo dimenticato un punto e virgola. Qui al momento ci dice che qui c'è qualche cosa di strano, vedete che dice, dice che questa parentesi in particolare non gli piace, ma in realtà il problema vero è questo. Se lo mettiamo a posto ci dà un errore su questa grafa perché qui manca
il punto e virgola. Quindi la prima cosa è che noi possiamo controllare esattamente quello che facciamo. Ecco, la cosa interessante è che la versione .lsl viene ricompilata di volta in volta. Vedete che vi dice a che ora è stata generata. E qui abbiamo il primo problemino che vi dicevo. Però prima andiamo un po' avanti, facciamo ancora un, per dire, un ll listen, then, no? Ecco, vedete che mi dà tutti i parametri, quindi posso dire su che canale, sul 100, con che nome, lo facciamo vuota, c'è fromai? Ah, sì, perché sono... Ah, vabbè. Non ce la farò. Ok. Quindi id, quindi null key e messaggio vuoto. Ok. E poi qui dobbiamo fare il comando listen. Control spazio ci permette di creare. Quindi ascoltiamo sul channel, eccetera, che possiamo dire ll6, ll6 sul canale 0 e il messaggio. Anche qui faccio m contro lo spazio, vedete che mi fa vedere le varie cose che posso scrivere. In teoria avrebbe dovuto farmi vedere anche message, comunque. Già bene così. No. Comunque, ll60 message, e quindi abbiamo il nostro programmino già fatto. Qui possiamo anche mettere delle funzioni, quindi possiamo fare per esempio funzione integer i e poi questo. Return i più 1. Ok. Ah, perché dobbiamo degli integer qua. Vedete che fa tutto il controllo e finché non è a posto non va bene. Qui oltretutto possiamo fare per esempio hello scripter e poi gli mettiamo più 1. Ecco, questo è un errore perché 1 deve essere fatto string e lui se ne accorge. E ci permette di correggere mentre scriviamo. Ricordiamo che mentre facciamo questa cosa, lui continua a compilarci il tutto. E qui viene soltanto il piccolo problema che vi dicevo, cioè nel senso che se noi abbiamo una lista, facciamo list, e poi a un certo punto durante il corpo del programma facciamo list più uguale message. Ah, non la possiamo chiamare. Ah, sì, non è list, ma è list. Ecco, questa qui fondamentalmente è corretta, tant'è che non ci sono errori, ma se andiamo a vedere cosa poi lui estrae, cioè qual è la compilazione che lui fa, vedete che inserisce delle parentesi in testa e in coda, e queste parentesi purtroppo su OpenSim danno dei problemi, nel senso che l'interprete non li capisce e quindi vi dà un errore. Quindi i casi sono due, perché poi l'idea è quella di prendere la versione .lsl, copiarla e metterla dentro OpenSim. Come vedete non funziona e quindi andiamo a prenderci il piccolo fix che ho fatto. Piccolo fix che ho fatto, andate a prendere sotto GitHub, pacchio, ls forge, oppure anche, sì, vabbè, anche così. Non l'avrà ancora indicizzata, andiamo allora su Ray Silent, questo qui, e poi da qui possiamo vedere i fork, quindi fra i fork esistenti. Ok, mi chiede di entrare come un username.
No, però piuttosto che entrare con username volevo. Dunque, dovrebbe esserci. Ah, to fork. No, per vederli non c'è bisogno, basta cliccare sul numero. Ok. E sul numero vedete che c'è il forking mio, pacchio. Quindi nel momento in cui andate su questo fork, potete andare su lslforge, quindi github.com, pacchio lslforge, poi andate sotto lslforge, Haskell, binaries, e qui trovate Windows, e avete un lslforge.7z. Ve lo scaricate, lo salvate. Ok, è un 7z, deve essere aperto, però lui non sa come aprirlo, quindi vi consiglio di scaricarvi 7zip. Download 64 bit, salviamo, lanciamo. Va bene. Installato. Andiamo a vedere di nuovo lslforge, questo. E dovrebbe vedersi che lo lanciamo con 7zip. Qui non mi ricordo mai qual è. Dovrebbe essere il 7zfm. Esatto, vedete che qui c'è un lslforge.exe. Questo lslforge.exe ce lo mettiamo in un punto che sappiamo trovare del nostro disco, per esempio sotto, beh, anche sotto C-User Spacchio Downloads lslforge. Peraltro possiamo anche navigare con le cartelle. Andiamo sotto Downloads, lslforge, tasto destro, vedete che 7zip c'ha extract here. Ok, ce l'ha messo qua. Ok, lslforge.exe che è messo qua. Qui la cosa più semplice è fare tasto destro copia e poi dobbiamo dirgli Eclipse fondamentalmente sotto Windows Preferences, andiamo sotto lslforge e gli mettiamo questo lslforge executable path e gli mettiamo Ctrl V, non ha funzionato neanche il past, brutto, però facciamo browse, andiamo sotto downloads e abbiamo lslforge open. Vedete che a questo punto lui gli ha messo lslforge.exe, facciamo apply, ok. E poi, visto che probabilmente non l'ha preso, nel senso che se io faccio una modifica e lo salvo, vedete che è rimasta questa opzione, allora dobbiamo uscire da Eclipse, rientriamo su Eclipse, che a questo punto dovrebbe usare questa versione. Quindi ricordatevi di non cancellarla da lì, oppure di copiarla in un posto più sicuro. Quindi una volta che Eclipse a questo punto parte, ok, in teoria quando parte, se non vado errato, dovrebbe già fare la compilazione. Quindi, se vedete che sono andato adesso nello script LSL e vedete che non c'ho più le parentesi in testa e in coda che erano quelle che prima mi davano fastidio. Quindi in questo modo, stasera con questi quattro video, abbiamo visto tutta la sequenza, quindi installazione del JDK su una macchina proprio vergine, su cui c'era soltanto Firefox,
JDK 1.8, poi abbiamo installato secondo Eclipse, poi terzo abbiamo installato LSL Forge e poi per ultimo abbiamo installato la variante che ho fatto io, non è mia, nel senso che l'ho presa da alcuni forum in cui pubblicavano delle patch per far funzionare LSL Forge, e quindi vedete che a questo punto siamo predisposti per poter cominciare a lavorare con LSL Forge. E questo è tutto per stasera.